Allora, sembrerebbe che ce l'ho fatta ad allestire qui tutto il tavolo per truccarmi. Vediamo se tutto ciò corrisponde anche a realtà. Oggi le cose sono andate un po' diversamente dal solito e quindi quando si fa qualcosa non seguendo le abitudini fisse, tutto se ne va, per usare un'espressione vetustissima, a carte 48. Tutto diventa molto caotico. Comunque cominciamo. E quindi eccoci, salve, buongiorno. Questa è una giornata veramente strana perché stamattina mi sono lavata i capelli, solitamente mi lavo i capelli di pomeriggio e così però adesso vedete i capelli appena lavati proprio mezz'ora fa. Il lavaggio dei capelli mi lascia sempre la testa un po' stranita, è come se mi svuotasse la testa e quindi dopo ci vuole un po' per riprendermi. E comunque adesso sembrerebbe che ce la sto facendo. Sulle labbra ho appena messo proprio 3 secondi fa questo balsamo labbra che, come vedete, è viola, è color glicine. Qui vedete anche il suo colore sul dorso della mano e ve lo faccio vedere anche sul dito. Questo è un balsamo labbra che mi piace moltissimo perché cura le labbra, si prende cura delle labbra in maniera veramente egregia. Vedete anche che ho una parte di labbro gonfia, come se avessi fatto un'iniezione di silicone, non un'iniezione di silicone, cos'è che fanno le femmine dentro le labbra? Cos'è che si iniettano, che si lasciano iniettare, che si fanno iniettare? Non lo so perché non mi interessa e perché la trovo una pratica veramente senza senso. Voi le chiamate poi tra l'altro punturine perché qui abbiamo raggiunto il decadentismo del postmodernismo. E quindi è come se io fossi andata da un estetista dei quartieri bassi, delle zone malfamate della città, e l'estetista mi avesse fatto la punturina male perché per farla usa una tecnica e anche delle sostanze da iniettare che non vanno bene, ma che tutti si fanno iniettare lo stesso, perché la cosa che va di moda oggi è iniettare nel corpo della gente monnezza, dando alla gente l'impressione che anche tu puoi farti fare i trattamenti che si fanno fare le star, capito? Però c'è una differenza di sostanze, c'è una differenza di prezzo, c'è una differenza di tutto, c'è una differenza di scolarizzazione, vorrei dire proprio quasi, delle estetiste, e insomma. Ecco invece, però, questa non è una punturina andata male, ma è semplicemente che stottamente, qualche giorno fa, mangiando, mi sono morsa l'interno delle labbra 4-5 volte di seguito e quindi adesso si è gonfiato, però si sta già sgonfiando. Salutiamo come sempre i fazzolettini del DM. Oggi poi è una giornata strana perché tutto quello che sto facendo oggi lo sto facendo con una buona mezz'ora di ritardo. Noi abbiamo orari molto molto precisi e tendiamo a rispettarli molto molto severamente. Allora fare tutto con una mezz'ora di ritardo, intanto metto questo davanti senza dire perché, che cos'è, però voi lo sapete, questa è più la ciglia di Shiseido che mi è stato riportato 100 anni fa dal Giappone. In Giappone è stato comprato in un combini. E questo piegaciglia resiste, mi ci piego ancora, tuttora le ciglia. Poi ce n'ho anche un altro che mi è stato riportato dal Giappone. Io ho due piegaciglia che mi sono stati riportati dal Giappone. Però tendo ad usare sempre questo. Va bene così. Poi qui sto vedendo ci sono due puntini rossi, uno qui. Questi due puntini rossi mi sono venuti dopo che mi sono lavata la faccia e che ho fatto lo scrub. Oggi sono proprio curiosa di vedere in che condizioni si trova la faccia perché è perfettamente scrubbata in una maniera che mi fa veramente felice, cioè è uno scrub che ho fatto veramente bene, mi sono presa anche del resto il tempo per farlo, quindi è una faccia che è molto scrubbata. Però è comunque una faccia che tende molto all'essere screpolata, che è screpolata, non tende, che è una faccia screpolata,
perché sto continuando ad usare campioncini di creme a caso, campioncini che mi trovo per casa, ma non a caso, perché nel senso io non mi faccio regalare i campioncini dalle profumiere, dalle estetiste, dai negozi, cioè io me li scelgo, li domando nei negozi e quindi non sono proprio a caso questi campioncini, però comunque sono campioncini di prodotti che non ho mai provato e per questo ne ho chiesto un campioncino. Dunque, a volte incappo in creme che non sono l'ideale. Intanto questo è il primer di Catrice, della linea che si chiama ID. Stavo per dimenticarmi ancora una volta che va shakerato. E forse questo primer ci dà una mano, perché questo primer comunque è un pochino idratante ed è un pochino, non è realmente replenishing, non è realmente restituente, rimpolpante. Non, cioè, non sognate cose che un primer da 4,50 euro non può darvi, però comunque un pochino idratante e un pochino, non vorrei dire neanche ricompattante, però tiene a bada un po' le pellicine sollevate che ci sono naturalmente sulla pelle. Poi questo video comincia in uno stato di fastidio, perché è sempre fastidioso quando vieni a conoscenza del fatto che c'è gente che guarda i tuoi video, ma non sa come si usa lo strumento internet e non sa qual è il linguaggio dei video che ci sono su internet. Nel senso, gente che guarda i tuoi video e a partire dai tuoi video ti viene a fare domande che non hanno senso. Come per esempio, che ne so, ma tu non vai mai in quel negozio? No, non ci vai mai perché io nei tuoi video non vedo mai che tu vai in quel negozio. Perché io, secondo te, nei miei video ci metto ogni secondo di tutta la mia vita per poter rendere conto a te di tutto quello che faccio. Cioè, ti stai sbagliando, ti trovi confusa. Mio padre avrebbe detto: ti trovi confusa. Io nei video ci metto momentini, piccoli momenti di quello che mi pare, ma spesso anche di quello che capita. Spesso sto camminando per strada e so che a casa c'ho un video da montare già da giorni e che però mi mancano 5 minuti. Allora, a caso proprio, mentre cammino, faccio uno shot. Faccio qualche secondo della signora che passa, poi qualche secondo della luminaria di Natale, perché adesso hanno appena messo le luminarie di Natale, e via così, e in questo modo accozzaglio i minuti che mancano. Cioè, ma non è che quelle sono cose per cui io vado pazza, non è che quelle sono cose che mi stanno tantissimo a cuore, ma soprattutto non è che quelle sono cose che sono la mia vita o la mia quotidianità, so cose che io mi trovo davanti agli occhi mentre sto andando da qualche parte, dove sto andando tu non lo vedrai mai e non si troverà dentro il video, ma sulla strada per andare dove cacchio mi pare, registro piccoli pezzi di nulla e questi piccoli pezzi di nulla tutti insieme fanno un vlog ed è quella anche la artistry del vlog, come dire, la vena artistica del creatore di video è fare di cose di nessun conto, poi un vlog seguendo un linguaggio che è un linguaggio contemporaneo nel fare vlog. Per esempio, ci sono le vloggers che non possono vivere se non ti riempiono i video di piatti di roba da mangiare, ma non è che loro stanno sempre a mangiare, è che per loro la vena artistica, la linea, il filo rosso che loro vogliono seguire nel loro far video è proprio il mostrare piatti di roba da mangiare, è una scelta artistica. Ti fa ridere che io sono nessuno, e ti fa ridere che io dico scelta artistica, ovviamente fa ridere anche me, però è realmente quello che è. Cioè, una persona che fa video è un creatore
di qualcosa che riproduce la realtà in forma in qualche modo sublimata, in forma in qualche modo migliorata. E questa è arte, cioè c'è poco da fare. Allora, poi io per esempio mi sono sempre rifiutata di imparare il montaggio per tanti motivi che hanno a che fare con tante cose, che sono anche complicate da spiegare, però questo è come sono, io mi sono sempre rifiutata di imparare a montare un cavolo di video. Infatti nei miei video ci sono dei tagli assurdi senza senso. Perché, però perché mi piace così, aspetta un attimo. Tu che guardi video puoi essere un esperto di montaggio e nel guardare i miei video forse ti viene da vomitare, però sono fatti tuoi perché il senso artistico della persona che guarda non deve corrispondere al senso artistico della persona che ti dà davanti agli occhi qualcosa da guardare. Ognuno ha il suo senso artistico, ognuno fa e ognuno va dietro ad un ideale, ognuno sa quello che sta facendo e non è necessariamente detto che deve venire a dirtelo, capiti? Capisci? Ci sono quelle ragazze che fanno i video e nei video. Adesso, a partire dal prossimo video, farò sempre la recensione di quello che compro il venerdì pomeriggio, però il sabato posterò un video speciale. Cioè, ci sono le ragazze a cui piace farsi il programma, come se YouTube fosse il quadernone su cui scrivono, il quadernone a quadretti su cui scrivono con vari colori tutto quello che hanno in programma di fare. Sono le ragazze che pensano in grande, no? Che non hanno ancora sbattuto il grugno contro la vita. Ci sono persone che invece usano il linguaggio cinematografico e il linguaggio video in una maniera seguendo ciò che a loro piace, senza quadernone visivo e senza fare neanche programmi, ma soprattutto senza comunicare, dove si è visto mai che uno che fa un film, prima di fare il film si siede in sala al cinema insieme a te e ti dice: dunque, adesso sto per fare questo, questo e questo, per questo e quest'altro motivo, dove si è visto mai, no? Allora, io faccio video. Faccio video sgrammaticati, però faccio video che seguono un ben preciso linguaggio visivo, senza esagerare e chiamarlo cinematografico. I miei video seguono un ben preciso linguaggio visivo che si trova seduto dentro la mia testa. Non sento il bisogno di comunicarlo a nessuno e non sento il bisogno di palesarlo e continuo a fare video come accidenti mi pare e anche come loro si sviluppano, perché poi certe volte sono i video che ti dicono come vogliono essere fatti. E quindi è per questo, come dico sempre, è per questo che il mio canale esiste ancora e che io ancora sono qui a fare video, perché il fare video è una forma è una forma di messa in scena artistica, non posso dire una forma di comunicazione perché io non faccio video per comunicare, io faccio video perché mi piace riprodurre la realtà. Io sono una persona che anche disegna, dipinge, allora mi piace riprodurre la realtà artisticamente e mi piace farlo in un certo modo, che segue i miei canoni, punto e basta, ecco. Quindi quando sbatto contro persone che sbucano dal nulla, e che in realtà ti spiano, sono lì a fare spionaggio e sono lì a osservare tutto quello che fai, ma non capiscono il linguaggio che usi, capiscono solo la realtà dentro la loro capoccia e non c'è l'opzione dentro la loro capoccia che forse tu fai un qualcosa che loro, che per loro è poco comprensibile e quindi dovrebbero lasciare uno spazio vuoto dentro sempre la capoccia. Per ammettere che sì, questa ragazza fa dei video, ma io non riesco a capire tutto quello che succede nei video e non riesco a collocare la distanza fra realtà e video perché non me ne intendo, perché non ho mai fatto video, perché ho anche un'età diversa. Ecco, le persone che non si fanno queste domande, le persone che non si pongono davanti ai video, lasciando questo spazio di apertura all'ignoto nella loro testa, sono persone che generalmente mi piacciono poco. E quando sbatto contro la consapevolezza che questa gente c'è e guarda, mi si gira un po' l'umore, perché,
semplicemente Loose Powder Foundation numero 20. Signore e signori, Sunny Beige è qui. Sto per riutilizzare la polvere minerale qui di Alverde, che si chiama Sunny Beige, che è da 300 milioni di miliardi di anni non avevo più utilizzato, e sono molto felice di star riutilizzando questa polvere. Però ecco, trovo dentro la jar un piccolo residuo che forse vedete. Questo piccolo residuo lo scarico adesso in un fazzolettino e basta, lo scarico in un fazzolettino perché sì. E poi invece nel piattino per truccarmi, salutiamo il piattino minerale, nel piattino per truccarmi, c'è chi nei piattini ci mette i condimenti che ti fanno diventare un'insalata, una bomba calorica, e c'è chi invece come Valentina ti mette nei piattini il fondotinta minerale. No, anche questo, no? Tu sei assolutamente sicura che c'è gente che sta guardando questo video e che sta pensando: ah, vedi, questa spreca un piattino per i condimenti, per metterci questi trucchi straccioni. Hai poco spazio nella testa, non lasci a te stesso l'apertura mentale di cui avresti bisogno per riuscire a fare della visione di un video su YouTube un qualcosa che per te può essere anche costruttivo, capisci? Sto per usare questo pennello per stendere il fondotinta minerale di Alverde, e questo è come sempre Sephora Professionnel numero 45, Poudre Minerale. Allora, per esempio, niente, per esempio, cioè non ho bisogno di dirti se io recentemente sono stata a Parigi, però può essere che io recentemente sono stata a Parigi, perché costa poco andarci, perché si può fare senza veramente. Ah, Valentina, però vedi, parli troppo perché ti stavi dimenticando il concealer, ce l'avevo già in mano prima, ma poi mi sono dimenticata. Numero 1, Naturelle, stiamo per mettere il concealer prima di qualunque altra cosa, perché secondo me bisogna mettere il concealer prima di qualunque altra cosa, e il nostro concealer del giorno è questo. Questo è un concealer cremoso, a matitone. È un concealer che comunque molto spesso potrebbe fare da stick foundation, per il teatro o per il cinema, per l'applicazione teatrale o cinematografica. Come concealer è un qualcosa che a me comunque piacicchia. E quindi niente, dopo aver usato per alcune settimane di seguito un'altra cosa, adesso uso questo. E che stavo dicendo? Adesso stavo dicendo una cosa e già me la sono dimenticata. Oh mio Dio, che stavo dicendo? Non lo so più. Che stavo dicendo? Ah sì. Costa poco, costa veramente poco andare a Parigi dalla Germania, perché ci sono compagnie di treni private che costano infinitamente meno delle ferrovie tedesche. E quindi se prenoti per tempo, è un pochino, è un po' il discorso come per le compagnie aeree economiche, no? EasyJet, Ryanair, tutte le compagnie economiche che vi vengono in mente. È la stessa cosa anche per i treni in Germania, in Italia non lo so. Quindi se tu prenoti per tempo, per esempio se tu prenoti un viaggio in treno dalla Germania, diciamo da Colonia o da Francoforte a Parigi, se tu lo prenoti, per esempio tu devi viaggiare a novembre, questo è stato il mio caso, tu devi viaggiare a novembre, prenoti a luglio, per novembre, ti paghi, può succedere che il viaggio ti costi soltanto 12 euro, 7 euro, capisci? Quindi è veramente molto molto conveniente. Poi vai nella città che ti interessa, ripeto nel mio caso Parigi, rimani lì 2 giorni, ti fai tutte le passeggiate che vuoi fare, mangi un po' economicamente, vai avanti a croque monsieur, croque madame e omelette, che per fortuna sono
in quantità copiosa in Francia, ti disperi un po' perché in una città come Parigi andare in bagno quando ti trovi in giro è una cosa, cioè una cosa impossibile, è una cosa veramente impossibile perché bagni pubblici ce ne sono pochissimi, sono tutti a pagamento, devi trovare la moneta giusta da far centrare, sono costosi, sono sporchissimi, dentro il bistrò il bagno spesso non te lo fanno usare, cioè la questione del bagno è un po' problematica, però se tu prendi un hotel o una sistemazione nel centro città o comunque nei pressi di dove tu vuoi andare, riesci più o meno a sopravvivere, no? Ti fai una 2 giorni o una 3 giorni di massacranti camminate dappertutto conti bene i soldini, fai tutto in economia e dopo te ne ritorni a casa. Voglio dire, why not? Questa cosa io la facevo prima di cominciare a fare video, cioè milioni di anni fa, e può essere che io la faccia anche adesso, ma può essere che non abbia nessuna neanche pallida intenzione di venire a mostrare a te le immagini di quello che io ho fatto con persone che tu neanche lontanamente sai che esistono, capisci? Comunque, e tutto questo sto citando Parigi perché? Perché volevo dire che ci sono dei grandi magazzini che si chiamano Bon Marché, e che sono grandi magazzini che esistono già da un po', e nei grandi magazzini Bon Marché di Parigi ci sono già fior fiore di decorazioni natalizie. E c'è già una quantità di gente in giro spaventosa, ma spaventosa. E nessuno, proprio nessuno porta la mascherina. Ma nessuno, cioè come se Covid non fosse mai esistito. Allora noi ci lamentiamo, noi qui in Germania ci lamentiamo che la gente non ha capito le regole, non ha capito come funziona un virus, però pure in Francia. Nei magazzini Bon Marché c'è una scelta gigantesca di decorazioni natalizie per l'albero, no? Ornaments. Io credo di essere l'unica turista al mondo che va nei magazzini Bon Marché e non si riporta come souvenir una decorazione, una pallocchina per l'albero di Natale. Perché non mi interessa niente, soprattutto perché devo spendere 24 euro per una pallocchina di Natale, cioè veramente non state tanto bene in testa. Vedi quanto è bello comunque questo fondotinta, è un fondotinta bellissimo, è Sunny Beige. Sunny Beige è uno dei colori perfetti proprio per la mia pelle. Poi questo fondotinta minerale al verde lo faceva anni fa. Ha smesso di farlo e aveva un ben determinato inci. Adesso nelle drogherie d'Hem, stavo buttando giù lo specchio, c'è un altro fondotinta che a metà fra una cipria un po' spessa e un fondotinta minerale e esiste in 3 colorazioni. Una colorazione è proprio una cipria fissante in realtà, sempre perché all'Alverde non sono esperti di trucco, ma sono solo persone che si occupano di impacchettare qualcosa che è stato loro venduto da rappresentanti che si occupano di piazzare sui mercati europei e internazionali prodotti cosmetici fatti chissà dove, no? Sempre questo è il discorso di base da cui partiamo. E quindi ad Alverde hanno comprato questi 3 tipi di polveri sfuse e le hanno accorpate tutte e tre, ma in realtà come se fosse un fondotinta, come se fossero fondotinta minerali. Ma in realtà una è con evidenza una cipria fissante. E le altre due sono fondotinta in 2 colori chiari. Un colore si chiama beige, un colore si chiama porcelain. Il colore che si chiama beige, secondo me,
riproduce un pochino e somiglia un pochino al colore di Sunny Beige. Ed è per questo che ve ne sto parlando. Fatto, è avanzato un pochino, usiamolo. Mi piace tantissimo in questo periodo andare per strada e fare. Parlando sempre di Covid, qui in Germania fino a un po' di tempo fa andava di moda dire agli italiani con una faccia un po' così, con una faccia un po' ironica, con una faccia a metà tra il sorriso accennato e l'ironico, andava molto di moda dire: ma tu conosci persone malate di corona? Io non ne conosco nessuna, quindi mi è difficile credere che corona esista. Ecco, nel frattempo questo modo di fare si è completamente assopito perché a quest'ora tutti conoscono gente malata di corona, che è stata malata, ok, in questo momento malata. Nonostante ciò, però, molti ancora si ostinano a non voler capire di che cosa si tratta e non hanno capito che, per esempio, se anche ti prende in maniera leggera, corona poi nel futuro ti accompagnerà sotto forma di long COVID. E questa è una cosa che succede. Io l'ho vista succedere prima che il COVID-19 diventasse una cosa di cui si parla. Long before, già qualche anno prima, questa cosa tutti gli inverni e tutti gli autunni faceva un sacco di vittime. Se voi non l'avete voluto capire, se voi non siete stati così fortunati da non conoscere nessuno che tra novembre e marzo si è ammalato di una cosa stranissima che gli ha triturato i polmoni, buon per voi, però cioè già ben prima del 2019 e del 2020 esisteva tanta gente che tutti gli inverni si ammalava ed andava a riempire gli ospedali, una situazione di collasso negli ospedali di tutta Europa, c'era già prima. E io conosco persone che hanno avuto questa strana influenza. Aspetta un attimo, adesso sto usando questo meraviglioso prodotto che si chiama Mosaic Powder, così, fatto in questa maniera dietro e fatto in questa maniera davanti. Faceva parte di un'edizione limitata, io sto usando questo colore marrone, questo sotto, perché la fotocamera c'ha il monitor al rovescio, quindi sempre c'ho problemi. E sto usando questo fantastico pennello che è un po' bislacco perché ha le setole troppo molli che non offrono nessuna resistenza nell'applicazione dei prodotti. Ma comunque, quando lo conosci, quando sai come questo pennello funziona, no, cioè, ci puoi fare amicizia. Ti elettrizza tantissimo i capelli, ma mecan mem, ci puoi fare amicizia. Poi torni da Parigi. Siccome sempre la gente non capisce gli storytelling di cui vuole fare parte, allora non puoi dire: ma sai, sono stata a Parigi, perché la gente subito si immagina: oh, è stata a Parigi, milioni di miliardi di soldi. Non sa che tu sei andata a Parigi con 50 euro in tasca scarsi, malapena sei riuscita a cibarti veramente di croque monsieur, ma soprattutto di omelette, ma veramente. Un ringraziamento enorme alle omelette parigine. E poi ti si presenta davanti il personaggio che, spiandoti e cercando notizie di te su internet, ha scoperto il tuo canale e ti dice: ma tu non vai spesso qui lì? E ti motiva questa cosa che ti sta dicendo con il fatto che tu non hai mostrato nei video il determinato luogo che, secondo questa persona, adesso sto prendendo il marrone più scuro e lo sto mettendo qui sopra, che secondo questa persona dovrebbe essere un luogo in cui tu, siccome tu sei questa figurina, no, l'italiana immigrata, cioè tutte le cose che la gente qui crede, allora siccome tu sei questa figurina, allora devi andare in determinati posti, no?
di andare a fare la spesa in determinati posti, devi andare in vacanza in determinati posti, ti devi vestire comprando in determinati posti, e insomma. E quando queste cose nei video di Valentina non si vedono, la gente poi te ne viene a rendere conto, ti viene a chiedere: ma perché non si vede questo, non si vede quell'altro? E se non si vede, prima di tutto, perché tu non ti puoi immaginare cose che non sai, quindi. Poi non si vede perché io in realtà forse faccio tutt'altra cosa rispetto a quello che tu pensi che io costantemente faccia. E solo che tu non lo sai, non solo non lo sai, ma non te lo sai neanche immaginare. Però lo stesso vuoi continuare a stare là con il naso attaccato sui fatti miei o su ciò che tu pensi che siano i fatti miei e invece sono video di YouTube. Capisci? Difficile da spiegare questa cosa alla gente, veramente. Il suo bronzo è veramente molto bello. Io sto mettendo fondamentalmente qui a ridosso delle palpebre il colore scuro, che è questo qui sopra, sulle guance e sugli zigomi sto mettendo il colore più chiaro. Poi mi piacerebbe moltissimo usare questo come blush, ma non va d'accordo con i colori di quello che poi starò per usare sugli occhi, e quindi per oggi decisamente non lo mettiamo. Ma vorrei ripetere ancora una volta come tutti i prodotti per bronzare il viso di Alverde, tutti proprio indistintamente valgano la pena, veramente. È una cosa matematica. I prodotti di Alverde ce ne sono alcuni veramente molto 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 nulli. Si vede che il francese gioca un ruolo su quello che sto dicendo. Ci sono delle cose che sono proprio di nullo valore, di zero valore, ma ci sono delle cose che sono veramente belle. Vediamo un po' un attimo questa è la parte bianca del prodotto. La parte bianca, sì, è bianca. Aspetta, con questo pennello Everyday Minerals prendo un pochino della parte bianca perché vorrei vedere che tipo di bianco mi fa sulla faccia? È un bianco soffuso. Allora ne prendo ancora un po'. Lo metto qui. Sul Boulevard Saint-Germain c'è una libreria in cui io vado sempre quando sono a Parigi. Certo, c'è la libreria Shakespeare & Company, e lì ci si passa così, ma non si comprano i libri nella Shakespeare & Company perché io personalmente non devo comprare niente là dentro, veramente. Oh, guarda, il pennello di Everyday Minerals ha appena perso un pelo. Però c'è una libreria sul Boulevard Saint-Germain. Adesso potrei prendere la bustina e dire come si chiama, però mi devo alzare, devo stoppare la videocamera così colà, quindi non lo faccio. E io vado sempre in questa libreria, però per questioni di bagno, questa volta le questioni di bagno erano talmente tanto gravi, cioè non riuscivo a trovare una toilette. Adesso sto per mettere questo fantastico blush minerale che si chiama Herz Rouge Shimmer S numero 2 Rosa ist Trumpf. Non so se riuscite a vedere, nomi stranissimi. Questa era un'edizione limitata. Delimitata, dedicata alla dipendenza del gioco da carte, evidentemente. Qualcuno all'Alverde deve aver pensato che questa cosa avrebbe potuto attirare l'attenzione delle ragazze.
chiamano i prodotti bio, ovviamente non è stato così. Però in questa collezione c'erano dei prodotti abbastanza interessanti. Infatti, poi stiamo usando forse anche uno dei rossetti di questa collezione. Il blush sto per metterlo con questo pennello, che ancora una volta è un pennello di Ebeline. Ebeline è la marca interna del DM, dico ancora una volta perché anche il pennello con cui ho messo il bronzer è un pennello di Ebeline. Allora, carico il pennello con un po' di blush mentre mi cominciano ad arrivare i fumi e gli odori della pasta con qualcosa che stanno cucinando, che sta cucinando la famiglia qui di fianco. Quindi credo di capire che forse è mezzogiorno passato. Oggi abbiamo iniziato proprio tardi. Abbiamo iniziato tardi e oggi stiamo facendo tutto con un discreto ritardo rispetto al solito. E quindi questo vuol dire già, vi posso dire già che oggi pomeriggio usciremo nelle tenebre perché adesso purtroppo è novembre e quindi è così. Chissà quando vedete questo video, infatti non dovrei dire che mese è adesso perché mi trovo in ritardissimo con il montaggio dei video e quindi può, dei video, video, e quindi può essere che voi vediate video che io ho fatto a novembre, può essere che voi li vediate a gennaio, è perché purtroppo si è messa così adesso la questione montaggio video. Insomma, stavo dicendo, in questa libreria di Boulevard Saint-Germain, Valentina, ci sono dei gradini di metallo e Valentina, seduta su questi gradini di metallo, come tante altre persone, tanti altri clienti della libreria, ha tentato di leggere, di capire qualche riga della biografia di François Hardy, mentre in realtà si stava contorcendo perché doveva andare a livelli drammatici in bagno. Poi tra l'altro io ho aperto questa confezione di blush in questa maniera, questo a proposito del colore del blush. Riprendo un pochino il coso qui, il pennello del blush, lo pulisco sul fazzoletto di carta da cucina e diffondo ancora un po' il colore che ho messo a ridosso delle palpebre, perché mi sembra che i confini di questo colore siano un po' troppo netti, no? Ecco qua. Poi infatti la biografia di François Hardy l'ho comprata, anche se François Hardy non è la mia cantante preferita, ma proprio per niente, però lo stesso ho comprato la sua biografia perché ormai avevo incominciato a leggerne dei pezzi in libreria, il prezzo era molto molto favorevole. Ho pensato, ma sì, senti, facciamo prima se me la compro e me la leggo. E poi me la sono letta in treno al ritorno. Adesso cominciamo con il trucco degli occhi. Sto per prendere questo ombretto, anche lui faceva parte di un'edizione limitata. Si chiama Gebackener Lidschatten numero 40 Blütenmeer. E ha un colore molto bello, mi è sempre piaciuto moltissimo. È fatto in questa maniera. Si può applicare sia bagnato sia asciutto. Io l'ho sempre applicato anche bagnato, ma comunque l'ho sempre applicato con il dito. Adesso prendendo questo ombretto, lo sto mettendo su tutta la palpebra mobile, semplicemente con il dito come base per raffreddare i colori della pelle della mia palpebra, semplicemente. E poi lo sto portando anche su verso le sopracciglia. Un ombretto stupendo, veramente. Poi bagnato diventa molto resistente, si attacca proprio alla palpebra e rimane lì. Ecco qua. Questo è un ombretto che ti veste la palpebra, cioè tu con un ombretto hai fatto già tutta la palpebra e sei a posto. Adesso, sempre con questo dito, vorrei provare a mettere anche qui sotto. Poi, fino a qualche anno fa a Parigi, ma proprio in generale in Francia, i mercatini di Natale si usavano, a dire la verità, poco in Alsazia, no? Al confine con la Germania, perché
c'erano sti mercatini di Natale con le casette nordiche di legno, come un paesino finlandese, però a Parigi non c'era niente di tutto ciò. Invece quest'anno, io in realtà non so se c'era anche l'anno scorso, perché l'anno scorso non mi sono minimamente preoccupata di Parigi, però quest'anno c'era proprio c'erano diversi mercatini di Natale fatti proprio con le casette ed erano un incrocio tra le giostre, la fiera con le giostre e i mercatini di Natale tedeschi, proprio uno strano ibrido ed erano pieni, pieni, pieni di gente. Noi l'abbiamo visti da lontano, cioè da lontano dall'altra parte del marciapiede e gli abbiamo fatto ciao con la manina, per citare Lucy. Adesso sto per cominciare a mettere mano a questa palette. E in questa palette ci sono solo due colori per gli occhi, e quindi questo significa che io sto per usare solo due colori per gli occhi, che però sono due colori molto molto belli. Vedete che c'è un rosa freddo e poi c'è un marrone anche lui freddo. Poi questa è una cipria. Avrei potuto usare questa per fare la mia base viso e questo è un prodotto per le labbra. Prodotto per le labbra, me lo metto sulle labbra adesso. Così. E questo è il colore. E poi questo è il colore sulle labbra, che è un colore molto molto delicato, molto molto bello. Allora, adesso si pone il problema di come usare questi due unici ombretti che ci sono all'interno di questa mini 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 palette. Però io direi di fare quanto segue, sempre semplicemente con il dito, prendo il colore rosa che è fatto in questa maniera. Asciugo un pochino l'angolo interno dell'occhio. E lo metto al centro della palpebra, così. Portando anche un pochino su. Prendo un altro po' e faccio naturalmente la stessa cosa anche sull'altro occhio. Un colore molto bello. Allento un po' i bordi. Intanto di questo ne farò più passate. Per questo mi serviva sotto la base rosa. La base rosa avrei veramente potuto metterla anche bagnata perché mi avrebbe fatto ancora più gioco, creando proprio ancora più rosa, una base ancora più rosa, però adesso non volevo bagnare la palpebra, quindi va bene così. Poi prendo l'unico pennello praticamente a sto punto che sto per usare oggi, che è questo, un pennello di Bare Minerals che si chiama Full Tapered Shadow, e prendo il marrone. Prendo il marrone e che ci faccio? Lo metto anche lui, lo appoggio un pochino, lo scarico un pochino su un fazzoletto e poi lo metto sulla palpebra. Questo è un marrone leggerissimo. Ma appena si vede che c'è, però c'è. Vedi, appoggio l'ombretto come se fosse uno stampino. È un marrone che veramente è leggerissimo e si vede a malapena. Però lui c'è e lui è contento di essere così. E quindi noi dobbiamo rispettare la sua contentezza. Il nostro hotel era sempre nei pressi del Boulevard Saint-Germain, perché a Valentina non piace muoversi con la metropolitana. Poi l'abbiamo presa la metropolitana in realtà un paio di volte, sono state un paio di volte massacranti, proprio psicologicamente massacranti, perché nella metropolitana di Parigi vedi qualunque cosa e cioè. Ripeto, tutti i lamenti della Germania, ma se vai a Parigi, beh, vedi Parigi comunque una metropoli come Berlino, come
Quindi a Parigi e a Berlino vedi cose orrende, ma orrende. E però è così. Chiudo un momento la palette e cominciamo anche con le matite. Prima di tutto questa lip liner rosa che si chiama Cherry Blossom e che sto mettendo all'interno dell'occhio. Questa non è di Alverde, è una delle poche cose insieme ai pennelli che oggi non sono di Alverde. Questa è di Terra Naturi. L'ho guardata per controllare se il nome è veramente Cherry Blossom, perché due sono le matite rosa che io uso preferibilmente per l'interno dell'occhio. Una si chiama Cherry Blossom ed è questa, l'altra in questo momento non mi viene. E quindi siamo stati sempre nei pressi di Boulevard Saint-Germain, a pochi passi da. A pochi passi dall'ospedale americano, ex ospedale americano, e dalla Gare d'Orsay, dal Musée d'Orsay. La notte in queste stradine, che però sono molto eleganti, però la notte in queste stradine succede di tutto e soprattutto ci dorme gente accampata e cioè. Adesso sto per prendere questa matita che originariamente sarebbe una matita per le sopracciglia, ma l'ho sempre usata per gli occhi. Questa è una matita di Alverde, sta addirittura anche quasi per finire. Aspetta un attimo perché c'è una briciolina di matita che non ci dovrebbe essere, però la togliamo subito. E faccio un primo tratto di matita. Ah, forse devo avvicinare la fotocamera. Ecco, faccio un primo tratto di matita. In realtà questo è un trucco molto molto semplice. Primo tratto di matita con questa matita marrone. Ah, quindi sto per usare anche un altro pennello necessariamente, perché altrimenti come sfumo le matite. Metto anche qui sotto. Così. Non parto proprio dal centro della palpebra, perché questa è una matita comunque marrone. Io al centro della palpebra metto sempre preferibilmente matite rossastre. Ora io potrei provare a sfumare con questo. Mi sembra un po' una cosa senza senso, però potrei provarci e quindi ci provo. E lo scopo del gioco è non sprecare un altro pennello, perché questo dopo significherebbe che io oggi. Io che viaggio con una mezz'ora generale di ritardo sui binari di questa giornata, se uso un altro pennello, poi va da sé che oggi pomeriggio devo lavare un altro pennello, no? Quindi oggi facciamo un po' le cose a risparmio. Però è possibile sfumare con questo pennello di Bare Minerals, why not? Ci sono tanti piccoli hotel nella zona del Boulevard Saint-Germain, non lontano dalla Gare d'Orsay. A ridosso proprio della Senna, tra il Boulevard e la Senna, le traverse e le parallele, le piccole parallele, sono tutte piene piene di piccoli hotel e piccoli negozietti. E anche tantissimi negozi, ma veramente tantissimi negozi di arredamenti particolari, di oggetti di arredamento particolari, ma anche gallerie d'arte. E che volevo dire? Perché adesso stavo dicendo questo, non mi ricordo. Allora, sono cadute un po' di bricioline di ombretto marrone. Prendo l'ombretto marrone, adesso riapriamo la palette, prendiamo l'ombretto marrone. Prendo un pochino di ombretto marrone con la punta di questo pennello, che però prima ripulisco perché altrimenti il grasso della matita potrebbe compromettere la formulazione dell'ombretto. E poi vado sopra l'ombretto, cioè sopra la matita con l'ombretto marrone. Ecco qua.
Come sempre, questo occhio mi viene sempre male, ma poi mi dispiace perché è l'occhio che voi vedete meglio vista l'angolazione della fotocamera, però. Adesso prendo la matita rosa e questa matita rosa la metto ineditamente all'attaccatura delle ciglia, non ho mai fatto, però lo sto facendo oggi. Perché non ho messo nessuna, non ho portato qui nessuna matita rossastra o rosa o insomma nessuna lip liner per l'attaccatura delle ciglia. Voi sapete che io solitamente uso le lip liner per l'attaccatura delle ciglia, ma oggi l'unica matita che ho portato è questa e quindi facciamo tutto con questa. Poi con la matita marrone, prima di iniziare a sfumare, faccio puntini. Ma puntini, cioè, sai, puntini, puntini. Qua. E sfumo. Ora, per esempio, è andata a finire che io in questo video sto raccontando pezzettini di questo viaggio a Parigi. Ora, tu come puoi avere, tu che guardi e che ascolti, come puoi avere la certezza che questo sia un viaggio recente? Potrebbe essere che io ti stia raccontando in realtà un viaggio che ho fatto anni fa. Potrebbe essere addirittura che io ti stia raccontando un viaggio che ha fatto mia sorella e non io. Potrebbe essere che io ti stia raccontando un viaggio basato su quello che io so della città di Parigi e magari a Parigi non ci sono mai stata. Questo non è il caso perché in realtà a Parigi ci sono stata un numero sufficiente di volte da poterti spiegare dove sono i negozi, anche nel dettaglio ti posso spiegare molto molto bene dove sono ben determinati i negozi, ben determinate anche addirittura zone di negozi con tutti i negozi a tema. Dove sono i grandi magazzini dove vanno tutti, dove sono quelli dove non vanno i turisti, ma vanno i parigini, cioè. Solo che per esempio io di queste cose non parlo mai nei miei video, non ti ho mai fatto un video su Parigi. Perché? Perché Parigi è una cosa che fa parte di me, ogni tanto ci si va, ma nella mia testa non c'è niente a che fare con i video su YouTube. C'ha più a che fare con il cinema, casomai, che con i video su YouTube. Ecco, nei cinema però ci sono ancora restrizioni anti-Covid a Parigi, quindi la gente per strada completamente senza mascherina in una maniera proprio veramente assolutamente incosciente. Però in realtà, per esempio, nei cinema, tu sai che a Parigi i cinema sono aperti anche la mattina, no? Quindi noi siamo andati naturalmente un paio di volte al cinema. Cosa si fa appena arrivati a Parigi? Si va in un tabacchi, si chiede il giornalino che contiene tutte le cose da fare a Parigi. All'interno di questo giornalino, intanto rimetto una matita all'interno dell'occhio, all'interno di questo giornalino ci sono anche tutti quanti i film. Veramente c'è più di un giornalino, ma ve li fate dare tutti. Bisogna sapere cosa chiedere, perché i parigini certe volte capiscono quello che tu vuoi dire, perché sono intelligenti naturalmente, però gli piace metterti in difficoltà. Sto per usare questa matita adesso nera e sto per prenderne un pochino dalla punta con questo pennello e poi questo nero lo sto per mettere in modo molto molto leggero qui. Ma veramente molto molto leggero. E quindi devi sapere quello che vuoi quando vuoi parlare con dei parigini, perché i parigini in realtà, ma specialmente se sei italiano, ma poi ancora di più se sei insieme a una persona tedesca, come è stato il mio caso, cioè proprio traggono un grandissimo divertimento dal metterti in difficoltà. I parigini che se la prendono comoda. Poi ci sono anche i parigini che hanno una vita frenetica in tanti negozi, per esempio,
non gli importa assolutamente niente, cioè hanno perso il gusto del prendere in giro lo straniero, già da svariati eoni hanno perso questo gusto, una volta ce l'avevano, poi a un certo punto è notato che tornando nella città, come la chiamate voi Parigi, la Ville Lumière, quando c'è qualcuno... Niente, stavo per dire una cosa, non la dire. Stavo per dire, quando c'è qualcuno che per qualche motivo abita a Parigi, voi non sapete fare altro se non immaginarvela o immaginarvelo a bere champagne. Cioè, veramente. La naivete è tanta. Sto per riprendere questo ombretto. E sto per spiaccicarlo su tutta la palpebra mobile con il dito. Einfach so significa semplicemente così. E poi sto per riprendere il rosa della palette e sto per metterlo al centro della palpebra di nuovo. E poi con il trucco praticamente abbiamo finito. E possiamo incominciare le operazioni di sopracciglia e altro. Allora, quindi questo trucco oggi è stato veramente molto molto semplice, molto molto elementare, veramente. In realtà però sto per riprendere il pennello e sto... Ah, aspetta, fammi provare un po' il marrone. Vedi com'è questo marrone? È un marrone, ma in realtà è un beige. Molto chiaro, un beige taupe, molto chiaro, bellissimo. Uno di quei colori che al verde faceva in continuazione alcuni anni fa ed erano tutti belli. Erano dei taupe stranissimi e bellissimi tutti. Mamma mia, quanto è bello questo taupe! Sì, intanto probabilmente non me ne importa niente, però vorrei comunicare a voi e a me che si sta sollevando improvvisamente la foschia densa che c'era fino a poco fa. Questo produce un attimo di luce diversa e di nitidezza fuori, perché io sono seduta qui davanti alla finestra, e però questa nitidezza sta annunciando l'arrivo di nuvoloni di pioggia. Fra poco incomincia a piovere di brutto. Riprendiamo un attimo anche questa matita rosa. Tanto ci sarà modo e maniera più tardi. Allora, è venuto il momento della matitina celeste per ripulire il sott'occhi qui. E precisarlo. Quindi facciamo così. E finora non ho usato nemmeno un cotton fioc, non so se ci hai fatto caso. Perché non l'ho portato, quindi mi devo alzare, per alzarmi devo stoppare il video e quindi sto facendo senza cotton fioc, però fino adesso non si è neanche presentata l'occasione del dover usare un cotton fioc a tutti i costi. Oddio, si sta rabuiando tutto, sta per incominciare a piovere veramente tanto. Sto per usare questo pennello, che è un pennello di Sigma, si chiama P82 Precision Round e con... Sempre per rimanere in tema francese, con questo pennello sto per étaler la matière. On étale la matière au-dessous de la paupière. Distribuisco la cremosità della matita al di sotto della palpebra. Fra un po' sentite le gocciolone di pioggia. Quindi oggi pomeriggio non solo usciremo corbuio con le tenebre, tu devi sapere che in Germania non... non si usano le luci per strada, cioè ci sono delle luci per strada, i lampioni, no? Però sono
sparuti e la luce che fanno è fiochissima, quindi o sei in centro, ma anche quando sei in centro, l'illuminazione stradale proprio non è una cosa qui in Germania, non è una cosa a cui si pensa più di tanto. E poi infatti io tutte le volte che leggo, sempre più spesso, dei numerosissimi accoltellamenti e dei pestaggi che avvengono nelle strade tedesche, io penso sempre, ma scusa, ma per prima cosa illumina le strade, poi mettici un paio di videocamere, no? Cioè crea le condizioni per fare in modo che la gente che fa queste cose ci pensi su due volte prima di incominciare a farle, capisci? Ma se tu invece riporti solo la notizia però non fai mai niente, naturalmente, cioè, riprendo questa matita rosa, ne rimetto un po' qui sotto. Allora, specialmente quando vai in Francia con persone tedesche, le persone tedesche per tutto il tempo non fanno altro se non stupirsi del fatto che in Francia l'illuminazione è a giorno, un po' come in tante città italiane. Quindi di sera tu vai per le strade in Francia, le strade sono veramente ben illuminate. Poi succedono cose anche quando le strade sono ben illuminate, no? Ti stavo dicendo prima, nelle stradine, nelle traverse, vicino al Boulevard Saint-Germain, cioè ci dorme la gente, e che gente, no? Ma non solo ci dorme la gente, ma ci banchetta e ci sbevazza la gente di qualunque tipo. Però ecco, questi sono i problemi cronici delle grandi città. Adesso che stiamo per fare? Adesso stiamo per fissare il tutto. Io avevo portato qui questa cipria, no? Però adesso invece sto prendendo quest'altra bianca con questo pennello sempre, questa bianca per sotto il contorno occhi. Vedi che questa è proprio bianca, questa cipria, veramente molto bianca, muito, muito branca, si direbbe in brasiliano. Quindi, siccome è bianca, la mettiamo anche un pochino sul naso. E poi potrei voler usare quest'altra cipria per dare una fissata a tutta la faccia dopo aver usato la cipria minerale. Che pensi? Lo facciamo? Aspetta, ripulisco un momento il pennello. Scarico e ripulisco il pennello e poi sì, proviamo a usare questa cipria. Allora, questa cipria è fatta così. Anche questo è un bellissimo colore di cipria, devo dire. Ecco, sta piovendo, è arrivato il pioggione. Senti? Allora, per questa palette è quasi tutto, la lascio comunque qui perché poi ti faccio vedere i colori che ci sono in questa palette. Ora, finora ho usato questo, no? Come bronzer e come cipria, l'hai visto, insomma, hai appena finito di vedere, però in realtà c'è anche questo. Questo è il suo fratellino, si chiama Mosaic Powder numero 10 Golden Glows e anche qui ci sono quattro colori e sono quattro colori bronzati che si possono usare come highlighter. E quindi io adesso cosa sto facendo? Sto pulendo un momento il pennello che ho usato come bronzer, poi lo sto stringendo e sto prendendo di questi colori il colore più chiaro, ossia questo, e vorrei metterlo qui come specie di highlighter.
Non è che cambi moltissimo, però c'è una lucentezza vaga, a malapena rintracciabile, che però è molto molto carina. Allora io adesso prendo sempre con questo pennello anche un pochino un altro colore. Vediamo che colore potrei prendere. Ce n'è uno che è leggermente rosato. E quest'altro colore lo scarico anche leggermente e lo metto qui. Ecco. Semplicemente perché mi piace. Ecco qua. C'è un glow, è un glow molto molto leggero. Ripulisco ancora il pennello moltissimo. Riprendo la palette degli ombretti e con il pennello adesso prendo un pochino del rosa tenue e lo metto qui perché questo rosa tenue è molto bello, però si vede poco perché è nuvoloso, però si vede anche un po' poco perché lui si vede poco. Quindi ne prendo un pochino e ne mettiamo un pochino anche qui, naturalmente. Ah, vedi che carino, molto carino. Che lindo! Molto lindo! Ecco. Potrebbe essere che, siccome ti sto parlando, ma tu non lo sai perché chissà quando caricherò questo video, però siccome in realtà ti sto parlando da un momento in cui non ho caricato video su questo canale da quasi 8 giorni, che è un po' insolito per quanto mi riguarda, potrebbe essere che io non abbia caricato video da 8 giorni perché ero troppo impegnata a vivere Parigi, no? Cioè potrebbe essere, adesso sto mettendo il prodotto per sopracciglia. Potrebbe essere che io per modestia ti stia dicendo di essere andata a Parigi solo 3 giorni, solo 2 giorni, ma in realtà sono stata là 2 settimane. Potrebbe essere che io c'ho casa a Parigi, no? E non te l'ho mai detto perché non mi interessa dirtelo. Potrebbe essere tante cose. Ma il problema è come mai tu hai questa necessità di sapere le cose di qualcuno che manco conosci, capisci? Veramente. Questa era una sopracciglia, un sopracciglio. Tra l'altro, avete visto nei miei video degli ultimi forse 6 mesi un altro prodotto per sopracciglia di Alverde con un tubetto piccolo e marrone scuro. Questo è un prodotto nuovo per sopracciglia che esiste solo dalla primavera del 2021. L'ultima volta che ho fatto un video usando questo prodotto piccolo marrone scuro mi sono stufata definitivamente e il giorno dopo ho riportato il tubetto al DM e mi sono fatta ridare i soldi perché è un diritto di tutti i consumatori riportare i prodotti, se vogliono naturalmente, i prodotti delle marche interne del DM. E quindi io ho riportato il tubetto al verde perché è proprio inutilizzabile, è un pastrocchio, non è un prodotto per sopracciglia. Ho riportato il tubetto. Mi sono fatta ridare i soldi e poi aggiungendoci 1 euro ci ho ricomprato questo. Ho ricomprato questo identico prodotto, però adesso state ancora vedendo la confezione vecchia perché non è ancora del tutto finita, ma perché veramente era impossibile da usare quello. Cioè, stavo a casa a fare niente. Era un tubetto piccolo, non occupava molto spazio, ok, però veramente non mi serviva a niente. Adesso sto versando nel contenitore un altro pochino di blush perché vorrei rinforzare leggermente il blush prima di cominciare con l'applicazione del mascara.
muri. Ecco fatto. E niente, e mo possiamo cominciare con il mascara. Allora, come primo mascara sto usando, e forse anche come unico, questo Volume Mascara di Lavera, che ho comprato alcuni mesi fa, e che è un mascara molto molto onesto, e quindi lo usiamo in tutta serenità, sperando di non macchiarci la palpebrina. Vedo che delle bricioline di mascara. Ci sono dei grumetti in questo mascara. Questi grumetti in realtà sono solo là per là, perché poi man mano che si pettinano le ciglia, i grumetti si amalgamano alla consistenza generale del prodotto e non sono più rintracciabili come grumetti, però ce n'è un numero consistente comunque. Io comunque in generale nei miei video dico quello che è. Naturalmente ometto quello che non ti riguarda e ciò che coinvolge altre persone, però in generale nei miei video dico sempre, anche un po' troppo, proprio quello che è. Solo che se tu mi urti l'umore, allora potrei incominciare a dire cose apposta per dar fastidio alla tua percezione. Quindi è nel tuo interesse di spettatore, invece di esercitare un controllo che non puoi esercitare, invece di stare là a fare spionaggio, come una massaia di 200 anni fa che fa spionaggio per scoprire le amanti del marito. Voglio dire, manco mi conosci, che spionaggio vuoi fare? Perché, no? Dovrebbe essere tuo interesse per un canale più in cui vengono dette delle cose che hanno un senso. Dovrebbe essere tuo interesse non sporcare il canale ficcando il naso in cose che non ti riguardano, no? Se non hai l'età per capire i video di YouTube, è dura. Capisci tutto a modo tuo. Allora, questo mascara è simpatico, veramente. Però questi grumetti sono un po'... cioè, vogliamo fare? I grumetti sono tanti. Sono finalizzati alla stratificazione del mascara. Il mascara si aggrappa e si arrampica e si arrocca sulle ciglia proprio tramite questi grumetti che fanno proprio da gradini anche per ispessirsi, per lo stesso ispessimento del mascara. Però alcuni rimangono visibili, altri schizzano un po' in giro per tutta la faccia, cioè. E quindi alcuni grumetti sono andati addirittura sullo specchio, cioè sono andati dappertutto. Aspetta.
Aspetta, oddio, tutto sporco dappertutto. Ecco qua, richiudiamo il mascara, richiudiamo e salutiamo il mascara. Adesso però ci vuole veramente il cotton fioc. Allora aspetta un attimo, rieccomi, riecco anche i cotton fioc. Con il cotton fioc incomincio a pescare, a far aderire al cotton fioc tutti i grumetti che senza permesso sono andati a passeggio dappertutto. E poi deposito i grumetti su un fazzoletto di carta da cucina, perché altrimenti se li butto a terra le ciabatte, o come diceva un mio amico romano, con le cioce. Come diceva un mio amico romano, anche io sono romano. Però a Roma ci ho vissuto poco e non mi considero romana, non mi fa neanche piacere considerarmi romana. Nulla di male nei romani. Però mi piaccio di più, come dire, apolide, per citare ciò che dice la protagonista di un romanzo letto da nessuno in Italia, ma che è un romanzo comunque scritto da un italiano. Ecco qua. Allora, adesso passiamo alle labbra. Questo prodotto per labbra è strepitoso, è veramente bello. Uno dovrebbe usarlo di più. Ma siamo in tempo di Covid, per cosa lo vuoi usare? Prendiamo un fazzolettino, asciughiamo l'eccesso, mostriamolo al pubblico e poi proviamo a delineare le labbra con Stone di MAC, che si fa nel frattempo piccola piccola, naturalmente. Sua, che ti sua. Sento che gli indiani oggi sono tranquilli perché stanno ascoltando al piano di sotto musica. Prendo questa matita, intanto la matita rosa, perché una cosa da fare è ripassare un po' di matita rosa e inspessire il tratto adesso che c'è tanto mascara sulle ciglia. Ok, va bene, all'interno dell'occhio secondo me non c'è bisogno di ripassare la matita. Adesso i rossetti. Dunque, come rossetti, io qui oggi ne ho portati due rossetti che facevano parte tutti e due di edizioni limitate. Sono fatti in questa maniera. Questo è quello dedicato alle carte da gioco, si chiama numero 20 Pink Mauve e forse è più adatto a questa occasione, e questo invece è molto molto scuro e si chiama numero 30 Nude Chocolate. Nude Chocolate, qui in realtà però c'è scritto Nude Brown, ma qui c'è un adesivo e sull'adesivo c'è scritto New Chocolate. Mettetevi d'accordo. Allora, vi faccio vedere anche quali sono i colori di questi rossetti. Questo è il rossetto che si chiama Pink Mauve, l'ho fatto in questa maniera, e Nude Brown, detto anche New Chocolate, è fatto così. Ed è decisamente scuro, no? Allora, io tenderei più, secondo me, il nude mauve, come si chiama? Nude pink mauve va già bene. Secondo me sto per mettere pink mauve. Mettiamo pink mauve. Ecco qua, mettiamo pink mauve. Che è un colore molto simile al colore delle mie labbra. Tamponiamo.
riprendiamo questa di Mac, riprendiamo Stone. Ripreciso il contorno delle labbra. In effetti, questo colore è veramente molto molto delicato, ma un po' troppo. E quindi mettiamo sopra brown chocolate, come ti chiami? Nude brown, nude chocolate. Ecco, lo usiamo come... Ah, vedi? In realtà è molto bello questo rossetto. Ma molto molto bello. Guarda quanto è bello. Ecco, abbiamo fatto un trucco oggi che pur essendo rosa si adatta comunque molto al tempo che c'è oggi e che è uggiosissimo. Ecco fatto. Allora adesso ti faccio vedere tutti i colori che ho usato, a cominciare naturalmente dai vari colori di questo bronzer. Allora, questo è il colore che ho usato, bellissimo, è il colore che ho usato sulle guance, su tutte le guance. Poi il colore più scuro, che è questo, altrettanto meraviglioso, veramente bellissimo. Guarda quanto sono belli questi colori. L'ho usato più che altro sulle palpebre. Poi ho usato anche il bianco, e il bianco è un semplice bianco, ma comunque te lo faccio vedere sul dorso della mano. Poi ho usato anche come highlighter, la cosa non mi è riuscita tanto bene, però io comunque ho provato. Ho usato la colorazione chiara di questo e è fatto in questa maniera, vedi? Questo è proprio un highlighter, l'ho messo anche sotto le sopracciglia un pochino, così. Poi ti faccio vedere anche naturalmente il blush che ho usato oggi, che è un blush molto delicato, ma allo stesso tempo veramente molto carino. Ora ne ho messo tanto per permetterti di vedere qual è il suo colore, lo vedi qui, così. Poi ti faccio già vedere anche i colori che ho usato per quanto riguarda le matite. Allora c'è la Cherry Blossom che è fatta in questo modo. Poi c'è la matita marrone di Alverde, così. Poi c'è questa matita nera che è sempre di Alverde ed è di Carnevale per i bambini. Questa ha la scrivenza migliore, più compatta, cerosa ma allo stesso tempo scivolosa in una maniera piacevole. Poi c'è anche questa matita bianco-azzurrata. Questa è troppo cremosa, si scioglie solo a guardarla. La consistenza di questa matita veramente non mi piace per niente. Però la matita in sé sì. Il concetto di questa matita mi piace molto. Una matita per schiarire il contorno occhi, si chiama Eye Brightener, infatti. E poi ti faccio vedere gli ombretti che ho usato. Prima di tutto questo ombretto che si chiama Blütenmeer ed è fatto in questo modo, se riesci a vederlo. È un colore che mi piace tantissimo. Cioè, usare questo ombretto e desiderare ardentemente di metterlo nei favoriti del mese è tutt'uno. E poi ti faccio vedere i colori di questa palette. Comincio con il colore che ho messo sulle labbra all'inizio e che è fatto in questo modo e lo metto qui sotto, sotto il blush. Poi continuo con il marrone, così, e il marrone è fatto in questa maniera. Poi c'è ancora il rosa, che è questo. Così riesci a vedere qualcosa. E poi ti faccio vedere anche il colore della cipria, che è una bella cipria molto molto scorrevole, molto molto setosa ed è qui.
cui forse riesce a vedere. E dunque questi sono tutti i colori che ho usato oggi per fare questo trucco. Ora, l'ultima cosa che potrei usare è ancora una volta questo, e potrei usarlo per completare il trucco delle labbra. Infatti adesso lo sto usando. Aspetta un attimo, ne prendo un po'. Ti faccio vedere come è fatto questo colore. Non ti ho fatto vedere Stondimac. Stondimac è qui e il suo colore è qui, così. Allora, sto prendendo un pochino di questo con il dito. Colore spettacolare, veramente. Il tutto fa una combinazione bellissima. Fatto. Togliamo di torno tutti i 250 milioni di fazzolettini che ci sono in questo momento sul tavolo, allontano anche un pochino la fotocamera. E allora questa è Valentina dopo essersi truccata e io direi che con questo trucco oggi abbiamo decisamente finito. Avrei voluto mettere sulle ciglia ancora anche questo mascara di alverde marrone, che mi piace sempre molto e che allunga moltissimo, però comunque il mascara di Lavera funziona già molto bene, solo appunto a causa di questi grumetti non voglio aggiungere niente altro per non smontare i grumetti aggrappati l'uno all'altro, perché altrimenti rischio di ritrovarmi i grumetti in giro per tutta la faccia. Non vi ho fatto vedere una cosa, non vi ho fatto vedere il colore di Sunny Beige, adesso mi viene in mente. Questa è una polvere minerale strepitosamente fantastica, veramente. Cioè, io mi sto guardando la faccia in questo momento e la faccia è bellissima. Qui c'è Sunny Beige, se forse riuscite a vedere il suo colore. Veramente una polvere minerale fantastica. Ok, basta, abbiamo finito, quindi io me ne vado, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta. Ciao.